Movimento che non ha una linea politica perché, per esempio, sull'euro prima sono per il sì, poi sono per il no, poi sono per il boh, e quindi ritengo che sulle questioni fondamentali abbiano una inattitudine a governare, okay, come peraltro hanno dimostrato a Roma, a Torino e in altre amministrazioni. Un minuto preciso. Torinelli, replichi prima a Migliore e poi le faccio la stessa domanda, perché voi dite di loro qualunque orrore, partito di corrotti, amici di Mafia Capitale, assassini politici. Però replichi prima alle accuse precise che le ha fatto Migliore. Allora, io non voglio esprimere opinioni personali perché non le sopporto, ma è giusto che la credibilità di una forza politica si veda dai fatti. Il Movimento 5 Stelle si è presentato dicendo alcune cose. Siamo dalla parte di chi è in difficoltà, che è ricattato per 2 euro all'ora andare a lavorare nel caporalato, poi è ricattato perché gli danno 10 euro e gli comprano il voto, quindi mettiamo il reddito di cittadinanza, l'abbiamo sempre proposto. Siamo contro i privilegi leggi della politica che hanno rovinato il paese, perché quando vivi all'ultimo piano di un palazzo non vedi, non senti, non capisci la gente, come puoi risolvere i suoi problemi? Abbiamo fatto, restituito 42 milioni di euro e più di soldi pubblici che ci spettavano e ci siamo dimezzati lo stipendio. Sono orgogliosissimo che 7.200 imprese, ieri ero a Faenza, ho incontrato Carmelo, un ragazzo di 28 anni che ha aperto un bar con i 25.000 euro del sottoscritto e degli altri, okay, 150 mi pensa del PD, è davvero un partito di corrotti, amici di Mafia Capitale, assassini politici? Il PD è un partito che non guarda in faccia nessuno e se ha degli impresentabili totali, come era Genovese in Sicilia, come è De Luca in Campania, anche se sono impresentabili e sono collusi con un sistema di potere che è inquinato fino ad uccidere le persone, come abbiamo visto, con un sistema politico che è drammaticamente sbagliato, lo tiene lo stesso perché gli porta voti. Nel Movimento 5 Stelle non si deve essere condannati penalmente, basta fare i furbetti, i furbi, come diceva Migliore, che ti ringrazio di aver ricordato, che hanno donato, ripeto donato, non le mutande verdi della Lega o i rimborsi finti delle spese pazze di cui c'entra il PD, ma ha donato un po' di meno, noi li cacciamo, perché è fondamentale, una forza politica è buona, è tanto buona quanto meglio reagisce, e noi furbi li cacciamo, non mettiamo ministri indagati o Migliore, cose del genere. Siamo perfetti, penso, con i tempi, bravi. Io penso che si debba perseguire chi compie reati e si debba avere la certezza della pena, ma si debba avere anche la certezza del diritto. Si tratta di essere in un paese democratico, caro Toninelli. La questione fondamentale è sull'opacità dei percorsi e anche dei processi decisionali del Movimento 5 Stelle. Peraltro, visto che sono state usate parole molto pesanti come assassino, assassino politico, spero che rinunciate all'immunità parlamentare nel momento in cui vi dovrete confrontare in tribunale. Detto questo, quelli che hanno ridotto i costi siamo noi, perché abbiamo abolito nel 2015 il rimborso elettorale e quindi il finanziamento pubblico dei partiti. Quelli che stanno dalla parte di chi lavora nelle campagne, non dandogli un salario di cittadinanza, un reddito di cittadinanza improponibile, ma facendo una legge che inasprisce le pene per il caporalato, siamo stati noi con questa legge. E noi vogliamo introdurre il salario minimo orario, 10,5 euro, perché questo, allora, è un paese che ha molto bisogno di lavoro, fine, e di diritti. Mi dica solo una cosa al volo, Toninelli, poi adesso faccio la domanda successiva. Rinuncerete, Di Maio, perché Renzi lo chiede spesso, ma tutti voi, all'immunità parlamentare quando si tratta di querele su temi politici? Ma che domanda è, Mirta? A me non mi interessa, l'immunità parlamentare l'ha non esiste. Renzi, la riferivo. Renzi non ha alcuna credibilità, ma come si permette di chiedere a noi persone oneste che combattiamo la corruzione, che avevamo proposto l'agente provocatore, che è quella cosa che ha fatto Fanpage e Migliore, il Partito Democratico ce l'ha bocciato, e sarebbe una cosa spodestante se l'avessimo approvata 3 anni fa quando l'abbiamo proposta, il PD l'ha bocciata, e io devo rispondere a una domanda. Ma stiamo scherzando? Io non accetto, da cittadino italiano, che De Luca, Vincenzo De Luca, che è il presidente della regione Campania, dove la gente muore a causa di un sistema criminale che sversa rifiuti tossici, in cui c'è la politica, ci sono imprenditori collusi e c'è la camorra, questo signore qua ha definito camorristi giornalisti che hanno fatto un servizio del genere. Vediamo un pezzetto di Fanpage, perché Sull'agente provocatore vorrei parlare con le parole del procuratore nazionale antimafia,
Cafiero De Raho e con quelle del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Non si può utilizzare in questo modo un agente provocatore in un sistema vediamo democratico. Vediamo prima il video, così lei la fa capire anche bene ai telespettatori. Vediamo un pezzetto del video di Fanpage, l'ultima puntata, quella inedita, mandata ieri sera in onda qui sulla Set, e poi ne parliamo. Questi sono soldi della camorra. Ma te, dove è il problema? Non lo so, io te lo dico proprio. Ci dobbiamo stare attenti. Io ho fiduciati, ti ho conosciuto da poco. Vabbè, ma mica li cambiamo noi, li facciamo cambiare. Non lo so, sono affari tuoi. Ce li dobbiamo andare a prendere dove giù? Te li faccio portare io, dove tu mi dici. Sì, la provenienza non è ovvio che è nera, basta, chiuso. Dopo che vengano da traffici, specifiche da camorra, droghe e camorra e cose. Allora, diciamo subito una cosa importante: con questi filmati De Luca non c'entra nulla. Questa è un'altra puntata di questa saga in cui c'è una donna del nord disponibile a fare qualunque cosa, basta che si guadagni dei soldi. Dove arrivano i soldi non conta, da quali traffici orrendi, camorra, sequestri. Tutto è possibile, però c'è il tema agente provocatore, perché queste cose vengono fuori e questo sistema corrotto viene fuori perché Fanpage decide di usare un ex camorrista come Nunzio Perrella per aprire le porte, diciamo, del male. Ci sono due questioni che per me sono molto importanti. La prima è che da queste vicende bisogna distinguere quelli che saranno imputati, perché ci sono delle indagini in corso e eventualmente verranno accertati dei reati, devono andare in galera senza discussioni, e la strumentalizzazione politica che viene fatta dal Movimento 5 Stelle. Al Movimento 5 Stelle non interessa quei reati che si stanno accertando, interessa fare la polemica contro De Luca. La seconda questione è che le persone che possono essere infiltrate devono essere sotto il controllo e la garanzia della magistratura. In questo caso, come è stato, ripeto, ribadito da Cantone e da Cafiero De Raho, che è il procuratore nazionale antimafia, hanno sostenuto che l'agente provocatore è tipico di regimi dittatoriali, perché potrebbe scappare di mano. Dopodiché la luce che verrà fatta su questo traffico immondo, rispetto al quale io più di Toninelli, perché io abito nelle zone dove ci sono stati i tumori, dove persone anche legate a me personalmente hanno dovuto, diciamo, curarsi rispetto a quello che è stato fatto nel corso di 30 anni di sversamenti a favore di profitti della camorra, rappresentano coloro i quali contro cui io personalmente mi sono sempre battuto e la politica democratica si è sempre battuta. Si fermi, è finito il suo tempo, Toninelli. Allora, io voglio dare dei dati. È 30 anni che in Campania si sversano rifiuti tossici, è in 30 anni che in Campania, infatti parto da migliore, in questo siamo d'accordo, ma è 30 anni che in Campania si avvicendano forze politiche dei vecchi partiti, in particolare del centro-sinistra. Quindi se facciamo 2 più 2 mi pare che ci sia un fallimento su tutti i fronti della politica campana, perché non è stato in grado di bloccarli. Ma qua io però non accetto una cosa, non accetto che si parli di bisogna guardare l'evoluzione delle indagini. Io invito chi ci segue da casa ad andare su YouTube, digitare Fanpage e vedersi questi 4 video. Non serve che inizi un procedimento penale. Qua c'è una responsabilità, prima morale e poi politica. C'è una valigetta con dentro dell'immondizia che l'agente provocatore consegna al corrotto, che è vicinissimo al presidente della SMA, che è la partecipata controllata che gestisce i rifiuti. C'è un Roberto De Luca, assessore a Salerno, figlio di Vincenzo, che viene incontrato da questo agente provocatore e che parla di ecoballe, che è un business incredibile in Campania. Allora, sapete come lo gestiscono il business? Con l'emergenza, in emergenza fai sempre tutto, e con l'emergenza si violano le leggi, c'è la corruzione. Vuole replicare migliore? Sì, voglio replicare, perché su alcune cose io sono d'accordo anche con Toninelli, cioè l'utilizzo dell'emergenza è una delle grandi spie della malversazione pubblica, e io sono sempre stato contro la gestione per l'emergenza. Però faccio notare una cosa a Toninelli: questa, diciamo, attività giornalistica
Noi quando sapremo se ha impedito lo sviluppo di ulteriori indagini? Le indagini in un paese democratico le fa la magistratura e siccome io sono convinto che ai vertici della Procura di Napoli c'è il meglio della magistratura italiana, il fatto di aver interrotto un percorso perché probabilmente si stavano acquisendo degli elementi ancora più forti per incastrare queste persone, non so se è stato positivo. Da questo punto di vista io sono per i processi che si fanno nelle aule di tribunale, non per quelli che si fanno nei talk show. Fermi un momento, perché naturalmente questo caso che riguarda un tema enorme, che è quello dello sversamento dei rifiuti in una terra avvelenata, con persone che muoiono, bambini che si ammalano di tumore, lo voglio sempre dire perché sono campana e stiamo parlando di un tema enorme, è stato poi usato anche nella campagna elettorale, perché è uscito fuori il figlio di De Luca e i 5 Stelle hanno preso questo elemento per dire di cosa stiamo parlando, usando tra l'altro un argomento molto forte, lo voglio dire, per gli scorsi 30 anni hanno governato destra o sinistra, certo non noi, noi siamo altro. Dall'altra parte però, Toninelli, cosa è stato usato invece contro di voi? La cosa di cui lei ha parlato, le donazioni, i rimborsi, con tutto che lo voglio ribadire, erano volontarie, cosa fa dire a il PD e agli altri partiti? Se non siete in grado neanche di garantire che i vostri iscritti si attengano a una regola da voi inventata e da voi imposta, e se non siete neanche in grado di sapere che ci sono o non ci sono massoni nelle vostre liste, con quale competenza pensate di poter governare un intero paese pieno di problemi come il nostro? Grande obiezione di fondo. Prego, Toninelli. Sì, innanzitutto vorrei fare notare l'immensa differenza che c'è tra l'attaccare, perché si sono visti dei fatti, dei filmati, chi come Passariello, consigliere regionale, candidato in Fratelli d'Italia, aveva il collaboratore che nel video di Fanpage partecipava alla spartizione delle tangenti, si definivano percentuali, e chi ha commesso degli errori. Cioè, abbiamo avuto 4-5 furbetti, non hanno rubato niente la gente a casa, e ti ringrazio Mirta, non hanno rubato niente, ma la bontà di una forza politica, non mi stancherò mai di dirlo, la si vede quando interviene con intransigenza a punire chi sbaglia. Qua c'è gente che ha donato un po' di meno di quanto doveva donare, 4-5, poi c'è stato qualche altro furbetto di buon profilo curricolare che dalla società civile è entrato nei 5 Stelle, ha firmato un documento che c'era scritto, dichiarava di non essere massone, e la stampa, che ringrazio, ha fatto una ricerca e ha verificato. Immediatamente sospeso. La bontà di una forza politica si vede da questo. Cioè, possiamo accordarci sull'idea che non avete il monopolio dell'onestà voi 5 Stelle, però. Come non ho capito? Non avete il monopolio dell'onestà, perché purtroppo, come dire, le persone meno specchiate ci sono dappertutto e possono entrare anche nelle file dei 5 Stelle. E invece sì, mi dispiace, assolutamente sì, perché ripeto, la nostra reazione è espellere, cacciare, non permettere di rappresentare il simbolo dell'onestà che è il Movimento 5 Stelle, chi semplicemente fa il furbo. Ma vi rendete conto che, per esempio, Berlusconi sta candidando in pubblicità, campagna Gigino a Purpetta? Cioè, è uno che faceva forza l'autista Italia, del forza capo Italia. Della pubblicità, nuova Camorra organizzata. Torniamo subito, perché Migliore su questo deve naturalmente replicare. Rimanete con noi. Duello, Gennaro Migliore, Danilo Toninelli. Toninelli ha detto, ripeto, abbiamo il monopolio dell'onestà perché noi, quando qualcuno sbaglia, lo cacciamo, semplicemente. Io penso che il Movimento 5 Stelle abbia il monopolio del moralismo un tanto al chilo, piuttosto che dell'onestà. E poi, Toninelli, guarda, siccome anche tu sei un rappresentante delle istituzioni, l'onestà io spero e penso che debba appartenere a chiunque ricopre un incarico istituzionale. E chi lo viola, questa, patto con i cittadini, deve essere cacciato indipendentemente dal partito a cui appartiene. E siccome io sono convinto che bisogna essere onesti intellettualmente, dillo che quando voi dite che li avete cacciati, in realtà li avete garantiti ed eletti, e queste persone saranno in Parlamento. Altro che essere cacciati, hanno seggi sicuri, così come non è vero che per quelli che sono stati indagati voi avete attuato lo stesso strumento, due pesi e due misure. Quando sono stati indagati la Raggi, l'Appendino,
Nogarin, tutti i vostri amministratori. Questo è quello che è successo. Io faccio politica da 20 anni e non consento a nessuno di avere la possibilità di dire che faccio cose disoneste, perché nessuno si è mai permesso di dirlo, tantomeno lei. Toninelli, due pesi e due misure, questa è l'obiezione, rispondiamo. Allora, io dico semplicemente una cosa, se i cittadini votano il Movimento 5 Stelle, qualsiasi soldo pubblico verrà utilizzato in maniera attentissima. A Roma, forse non si è ancora accorta tanta gente, ma i soldi dei romani li stiamo usando, dandoli alle imprese che rifanno strade, che gestiscono i rifiuti, in maniera legale, quella legalità che non c'è, ad esempio, nel caso della Campania, ma in tante parti d'Italia, perché i vecchi partiti usano l'emergenza. Chi ci dice che con la legalità non si mangia, che con l'onestà non si mangia, non è vero. Ma non la è legalità vero, si permette di fare però, la però scusi Toninelli, perché lui ha detto come mai se cacciate chi sbaglia, chi non ha avuto gli avvisi di garanzia fra i sindaci è ancora lì? Questa è la domanda. Io sono orgoglioso che ad esempio un sindaco come Nogarin di Livorno abbia ricevuto un avviso di garanzia poi archiviato per aver salvato una società partecipata che gestiva i rifiuti depredata dal Partito Democratico, con 42 milioni di euro di debiti sanati e assunti 30 persone. Allora, se gli avvisi di garanzia arrivano per tutelare i cittadini va bene.